Il fuoco che cova sotto la cenere. Fino a 2 settimane fa, post sconfitta a Giugliano, nessuno avrebbe scommesso su uno stadio Partenio Lombardi, affollato, colorato e pieno di entusiasmo per il derby contro il Benevento. Magie dello sport più bello del mondo, che permette tutto e l'esatto contrario. E da allora in poche ore Curva Sud e Terminio sono andate esaurite e l'ansia già cresce tra gli appassionati dell'Avellino, nonostante manchino ancora 6 giorni al fischio d'inizio. Vincerà l'Avellino. Quindi tifa per l'Avellino. È chiaro. È importantissimo in chiave secondo posto, no? Come no, come no, certamente sì. Con un Paterno in grande forma come certamente, in questo momento. Sì, certo. Io penso che i ragazzi devono impegnarsi perché la tifoseria c'è sempre. E mi aspetto una vittoria. Sì, diciamo che la squadra ha le potenzialità, aveva le potenzialità per vincere il campionato, purtroppo qualcosa non è andata bene, ma sicuramente si preparerà al meglio per i playoff, per cui io sono molto fiducioso. Sì, vabbè, comunque è un derby sentito, quindi sicuramente lo stadio sarà pieno e sperando che ci sia anche la spinta del pubblico, sicuramente sarà un sold out, sì. Direi che in questo momento Paterno è l'uomo che fa sognare un pochino tutti quanti, quindi penso che lui possa essere ancora una volta il bomber che potrà darci la vittoria. Sì, il secondo in classifica con tanto rammarico, che potevamo stare in ben altra posizione e avere meno pensieri, però dai, guardiamo comunque il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti.